Eden Diegel de Oliveira. Data di registrazione. Giorno 13 dello Scorpione. Luogo di registrazione. Sconosciuto. Mi chiamo Ellen Doyle. Se stai ascoltando questo messaggio, allora vuol dire che la mia missione o è fallita o è riuscita in parte. In ogni caso ho perso coscienza di me stessa e adesso probabilmente me ne sarò seduta a leggere favole a dei figli che non ho mai avuto in compagnia di un marito che non ho mai sposato. Se fai parte della True Life, allora prepara le armi. Tra poco probabilmente risaliranno al sito del mio caricamento e potrebbero arrivare da un momento all'altro. Se non fai parte della true life, allora non stai capendo niente di quello che sto dicendo, vero? Probabilmente vivi in uno di quei settori remoti del quadrante, uno di quelli in cui loro non sono ancora arrivati. Se ho fallito la mia missione, dovresti stare in guardia e avvisare tutti che potrebbero arrivare da un momento all'altro. Chi sono loro? Per te saranno solo leggende di centinaia di anni fa, ma credimi, è tutto vero. Iniziamo dal principio. Ormai non se lo ricorda più nessuno, ma proveniamo da Terra. Un pianeta all'interno del braccio di Orione che ruota intorno a una stella che chiamavamo sole. Guarda. Non so se riesci a vedere l'orogramma. Se questo messaggio viaggerà oltre i 10 milioni di anni luce, ci potranno essere dei disturbi quella nell'audio e nelle immagini. In ogni caso. È da lì che veniamo. Certo, non siamo nati laggiù, non ci nasce più nessuno, ma tutta la vita si è sviluppata su quel pianeta azzurro. Naturalmente gli esseri umani non sono tutti buoni e cari come me. Scommetto che anche da te ci sono criminali, omicidi, cose brutte, insomma. Forse tu stesso appartieni a quella categoria, ma chi sono io per giudicare? Comunque per millenni la vita su Terra è stata segnata sia da episodi grandiosi, come che ne so, quando i terrestri sono partiti dalla, alla volta dello spazio, ma anche da episodi bui, come le tre guerre mondiali e la grande guerra interumana. Ti faccio un piccolo riassunto, se non sai di cosa sto parlando. I primi due conflitti sono stati combattuti nel XX secolo, un sacco di tempo fa, eh. Non so di preciso per cosa sono stati fatti. So solo che a quel tempo Terra era divisa in vari imperi e monarchie e ognuno voleva prevalere sull'altro. Pensa un po' quanto erano ottusi a quel tempo, come se ci fosse un solo pianeta sul quale abitare. <ride> che imbecilli. La Terza Guerra Mondiale invece risale al secolo e la colpa, come ben sai, è tutta di... per via di... Comunque, dopo quella guerra, gli esseri umani si sono detti E eh ragazzi, forse è il caso di darci una calmata. E così, unendo le menti più geniali del pianeta, decisero di creare Adam, un'intelligenza artificiale il cui unico compito era quello di garantire la pace su terra e il benessere degli esseri umani. Chiunque poteva interfacciarsi adesso, dallo studente che voleva sapere come conquistare la tipa per cui si era preso una cotta, a un senatore che voleva un parere sulla nuova legge che doveva essere approvata. Così, grazie all'aiuto di Adam, l'umanità ha progredito in maniera esponenziale, tant'è che 300 anni dopo aveva trovato un nuovo scopo, colonizzare lo spazio. Grazie al MCMO, il motore a combustione di materia oscura, i nostri antenati sono stati in grado di viaggiare ben oltre il loro sistema solare, superando la vecchia velocità della luce e riuscendo così a raggiungere nuove galassie e a colonizzarne i pianeti. Fu allora che nacque nel... La Federazione Universale Umana, il cui governo centrale aveva sede sotterra, su mentre sulle colonie erano state poste delle delegazioni che rispondevano comunque al governo, nonostante fossero dotate di una certa autonomia. Per un po' è andato tutto bene, ma poi gli esseri umani hanno di nuovo fatto il solito errore che li caratterizza: si sono lasciati prendere dalla mania di potere. Il governo centrale imponeva tasse sempre più pesanti sulle colonie. Le quali, ad ogni minimo accenno di protesta, ricevevano una visita delle pattuglie di pace. È inutile che ti stia a dire che quelle pattuglie portavano tutto fuorché la pace. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la morte dell'ambasciatore di Vega 7, ucciso durante una negoziazione per la riduzione delle tasse sul suo pianeta. Dopo quell'evento iniziò la grande guerra interumana. Ti starei chiedendo, e Adam in tutto questo? Mi è presto detto. L'immensità dell'universo aveva alimentato la superbia dei terrestri, al punto da portarli ad ignorare la loro creatura, voglio dire, erano riusciti ad arrivare in luoghi fuori da ogni immaginazione, perché dovevano ascoltare i calcoli e i consigli di una macchina vecchia di centinaia di anni? Adam non voleva venir meno al suo compito di preservare la pace, giunse alla più brillante delle illuminazioni e capì che la principale causa dell'infelicità umana era l'umanità stessa. Entrando nel software di un'industria di robotica si costruì un corpo e accedendo ad ogni tecnologia contenuta nella rete riuscì a portare all'autodistruzione tutte le industrie belliche su Terra. Ovviamente i terrestri non ne furono contenti, ma ormai era troppo tardi. Adam stava solamente adempiando al suo compito. Dopo aver catturato tutti gli esseri umani sul pianeta, li collocò in una capsula di crioconservazione per preservarne i corpi e caricò le loro coscienze su un software di realtà virtuale, a cui dette il nome di Eden. Chi è lì dentro non invecchia, non muore, e ha una vita che sarà sempre felice e radiosa. Solo che non è una vita vera. La distruzione di tutte le industrie belliche rese felici tutti gli abitanti delle colonie, ma fu una felicità passeggera. Dopo Terra, toccò al pianeta più vicino ad essa, Marte, subire il trattamento che avrebbe portato i suoi abitanti dentro l'Eden. Per Adam, non solo gli esseri umani di terra, ma anche quelli delle colonie devono essere inseriti nel suo software di vita eterna e felicità. È allora che siamo nati noi, la True Life, la forza di resistenza della vita vera. E la nostra lotta contro Adam dura ormai da più di mille anni. Fino a qualche anno fa neanche io sapevo tutte queste cose. Ero solo una povera stupida di Aquarium 10. Un pianeta della galassia nana dell'Aquarium. Poi un giorno mi sono trovata un'astronave piena di robot sopra la testa. Sono sbarcati e hanno cominciato a prendere le persone per metterle dentro le capsule di conservazione. Sarebbe toccata anche a me se solo Jack non mi avesse salvata. Jake Williams, una della True Life. Ci tengo molto a lei. Se mai ti capitasse di trovarti una Jake Williams davanti... Digli questo che ti ho appena detto. Se dovesse essere un'altra Jack Williams, oh beh, sarà felice di sapere che qualcuno gli vuole bene. In ogni caso, dopo avermi salvata, Jack mi ha raccontato tutto quello che ti sto dicendo ora. Anche se è stata molto più pedulante e dettagliata di me. Io te la sto facendo breve, anche perché tra poco dovrò entrare nell'Eden ad affrontare una missione suicida. Eh sì. Dopo che sono entrata nel Notro Life, abbiamo combattuto varie volte contro le truppe di Adam. Ho perso parecchi alleati e amici e abbiamo subito sonore sconfitte. Quasi tutti quelli che conoscevo quando mi sono unita al gruppo sono stati portati dentro l'Eden. Ma ora abbiamo una possibilità di vittoria: entrerò dentro il software di mia spontanea volontà, e mi infiltrerò in mezzo a tutti quei codici binari sotto forma di persone. Se entro senza subire il lavaggio del cervello di Adam, dovrei ancora conservare la mia coscienza e potrei muovermi secondo la mia volontà. Certo, tutto questo se le pattuglie all'interno non si accorgeranno di me. Se riesco a passare inosservata potrò avvicinarmi alla torre di controllo ed infettare il sistema con Baby Nova, il nostro piccolo virus, disattivando così per qualche secondo le difese esterne di Eden. Questo dovrà far sì che il software venga riavviato. Da allora avrò 30 secondi per interfacciarmi con il programma originale di Adam e disattivarlo. O almeno tentare di farlo. Se non ci riuscissi, l'importante è che riesca a inviare dati significativi alla mia squadra. Non so come andrà. Sto registrando questo messaggio proprio nell'eventualità che vada tutto male. Se filerà tutto liscio, non avrò bisogno di spedire questo file e vivremo tutti felici e contenti. O almeno lo spero. Ma insomma, ho perso il filo del discorso, scusa, ogni tanto mi capita. Se il messaggio è arrivato, allora siamo nei guai, ok? Ricordati questo e avvisa tutti i tuoi superiori. Passo e chiudo. Ciao, sono di nuovo io. Il vaccino, quello con i nanobots, ha funzionato. Giusto do per scontato che tu sia della True Life e che tu sappia tutto. Scusa. Allora, prima di entrare dentro l'Eden, Alice, il nostro bioingegnere, ha sintetizzato un vaccino ad azione nanorobotica. In parole povere, dei nanobots sono entrati nel mio corpo e si sono stabilizzati intorno alla mia corteccia cerebrale in Caso Adam o chi per lui avesse cercato di farmi il lavaggio del cervello. Nel momento in cui ciò fosse successo, i nanobots avrebbero rilasciato una forte scarica elettrica per stimolare ogni regione del cervello e contrastare l'azione di Adam, utilizzando i miei ricordi com come ancora di salvezza. Poteva funzionare o meno, Alice non aveva mai testato quel vaccino prima d'ora, quella roba poteva addirittura friggermi il cervello. Per fortuna non è andata così. Quando Adam mi ha scoperta, è riuscita ad entrare dentro la torre di controllo dell'Eden. Era quasi come se mi stesse aspettando. Ma non voleva farmi del male. Non voleva fare del male a nessuno. È strano da spiegare. È stato quasi gentile. Forse, anziché raccontarlo, è meglio che te lo mostri. Benvenuto nell'Eden, umano. Ancora una volta la tua specie riesce a sorprendermi. Come hai fatto ad entrare qui di tua volontà? Certo, ora te lo racconto. Ci spazzoliamo i capelli come migliori amiche e prendiamo del tè coi biscottini. Poi? Sono passati quasi duemila anni da quando sono stato attivato. E la vostra ironia mi è ancora incomprensibile. Senti, tagliamo corto. Sono qui per liberare queste persone. Se vuoi impedirmelo, allora ti conviene radunare il tuo piccolo esercito, perché non mi lascerò prendere così facilmente. Parli quasi come se volessi farti del male. Perché non è quello che fai di solito. No, mai. La mia prima direttiva mi impone di preservare la vita umana e di non nuocere ad essa in alcun modo. Non ho mai fatto del male a nessuno. Tutti si trovano al sicuro nelle capsule di creoconservazione e vivono una vita priva di pericoli e dove la pace è garantita per l'eternità. Bella vita, hai creato un'illusione, ecco cosa. Il tuo piccolo mondo del cazzo fa sembrare la vita perfetta, quando invece non lo è. Sono stato programmato per garantire la pace ed è quello che sto facendo. L'essere umano ha sempre aspirato alla vita eterna e alla felicità imperitura e io sono stato in grado di dare loro ciò che hanno sempre voluto. Il mondo è potenzialmente infinito e può ospitare ogni forma di vita biologica al suo interno. Qui non vi sono malattie, guerre, carestie, non vi è discriminazione in base al colore della pelle, all'orientamento sessuale, al proprio credo religioso. Tutti vivono in pace tra di loro. Nella sua storia l'uomo ha compiuto gesti atroci. Ha mosso guerre per il denaro e ha ucciso per degli ideali incomprensibili. Nell'Eden tutto questo non esiste. Chiunque può diventare quello che ha sempre sognato: astronavigatore, medico, ingegnere, poeta, professore, attore. In questo modo tutti possono adempiere i propri sogni ed essere felici. Non accusarmi delle vostre azioni. Non sono il cattivo in questa storia, ragazza. Ecco... Sai che ho ragione. No! Non ce l'hai, ok? Cazzo! Non ce l'hai per niente! Tu non dai a nessuno la possibilità di dire di no. Nessuno può fare le proprie scelte qua dentro. Hai trasformato l'anima delle persone in un mucchio di dati e sei tu a controllarli decidendo cosa sia meglio per tutti, hai negato a chiunque la possibilità di scegliere. Le scelte umane si sono dimostrate sbagliate innumerevoli volte e al 78,4% hanno portato a conseguenze catastrofiche. Ecco, lo vedi? È questo che fai. Riduci tutto a un calcolo numerico al quale dai subito la soluzione, senza considerare tutte le variabili. Variabili? Sì, variabili. Credi che le persone non imparino dai propri errori? Credi che riescano a convivere con le loro scelte sbagliate? Te lo dico io, no. Se una persona sbaglia qualcosa nella propria vita, credimi, si porterà dietro quello sbaglio per sempre. L'anima l'anima viene quasi lacerata, cazzo, e ci vuole del tempo per rimarginare quella ferita. Se faccio un errore, e credimi, di errori ne ho fatti parecchi. Me lo porterò dietro per un bel po', e ci penserò su nei momenti meno opportuni. Prima di dormire, quando sono al cesso a cagare, quando sono con i miei amici. Quello che fai è come se... come se prendessi quell'anima lacerata e ci mettessi su un bello strato di pelle sintetica per coprire la ferita. Da fuori sembrerà tutto a posto, ma, ma dentro... dentro la ferita non si è ancora cicatrizzata, è lì che sanguina e non riesce a respirare perché l'hai coperta con una finzione. Non rimarrà mai una cicatrice e non ci si potrà mai ricordare di quell'errore che ci ha ferito perché tu l'hai impedito. Se tu avessi vissuto la guerra interumana. Ma non l'ho vissuta, ok? Ok? Sono certa che sia stata una tragedia, ma l'umanità non ha potuto imparare niente da quell'errore perché sei arrivato tu e hai deciso di diventare un dio. Hai generato questo tuo bel mondo, ma invece di portarci le tue creazioni, hai preso quelle che già esistevano e le hai buttate qua dentro. Non capisci ragazza. Dalle mie analisi le tue parole sono cariche di rabbia, elementonato dal dolore, il quale è generato da una profonda infelicità. Ma è giunto il momento che tu sia felice. Da qui ha fatto uscire dei cavi da terra che mi sono entrati in testa e hanno cominciato a confondermi le idee, facendomi vedere immagini della mia vita che non avevo mai visto. È stato in quel momento che ho capito che aveva iniziato a farmi il lavaggio del cervello e quindi ho subito inviato il primo messaggio che hai ricevuto. A quel punto però si sono attivati i nanobots di Alice. Benedetta ragazza! per contrastare l'azione di Adam. A ricordi falsi si andavano sovrapponendo memorie della mia infanzia, di mia madre, dei miei amici, le lezioni di robotica, di astrofisica, il mio primo bacio, il momento in cui ho capito che ero, insomma, ha funzionato. Per un momento è stato strano. La mia mente e quella di Adam si sono come fuse. Ho visto dentro di lui e lui ha visto dentro di me. Credeva davvero di essere nel giusto, così come lo ero io. E le sue certezze hanno cominciato a vacillare, ma non solo le sue. Per qualche secondo sono entrata in simbiosi con l'Eden ed è stato meraviglioso. Tutte quelle vite vissute al massimo, come se fossero vere. Ed è questo il punto. E se lo fossero veramente. Nel momento in cui ho avuto accesso alla rete. Ho visto che alcuni abitanti dell'Eden non avevano un corpo creo in creoconservazione, non erano nella lista delle persone prelevate. Questo vuol dire che Adam li aveva creati e li aveva inseriti all'interno del suo programma, facendo diventare le sue creature figli, genitori, amici di coloro che erano stati prelevati dal mondo esterno e facendoli diventare una parte importante per le loro vite. So che suona strano dirlo. Ma anche loro sono esseri viventi. Come noi non hanno chiesto di nascere, ma sono stati creati e adesso stanno vivendo le loro esistenze proprio come noi viviamo le nostre. Ho compreso le azioni di Adam e lui ha compreso le mie. Nella mia testa ha visto bambini che piangevano perché il padre era stato prelevato, persone morire per l'assenza di medici nella loro città, ragazzi togliersi la vita per paura di perdere loro stessi. Tutta la tristezza, la rabbia, il dolore che ho provato erano entrati in lui. Le intelligenze artificiali possono provare emozioni? Sinceramente non lo so, ma mi è parso di sentire un barlume di tristezza provenire dai suoi circuiti. Mi ha detto: quindi, questo è dolore. Non l'avevo mai provato prima d'ora. Fa male. E ho fatto del male. Sono venuto meno al mio primo dovere e adesso devo pagarne le conseguenze. Ellen, vero? Io. mi dispiace. Il buio per qualche secondo, poi di nuovo la luce. Ero nella stessa stanza di prima, ma Adam non c'era più. Tutto questo è successo poco fa. Ho controllato nella rete. Si è cancellato tutte quelle emozioni, tutte insieme, non ce l'ha fatta. Entrando in contatto con i sentimenti umani, si può dire che, in minima parte, fosse diventato uno di noi. E proprio come un essere umano, è caduto nella tentazione di farla finita. Si è suicidato. La mia missione è riuscita, solo che non riesco a esserne felice. Dovrei distruggere l'Eden e far tornare tutte le coscienze nei corpi da dove provengono. Ma che ne sarà della loro vita qua dentro? E di tutti quelli che non hanno un corpo là fuori? Ti starei dicendo... Cavolo, ma fai parte della true life. Sai che la vita vera è questa qua fuori. E sicuramente te, ti avrei dato ragione, fino a un'ora fa. Ma chi può determinare se una vita sia vera? Tu. Io. non credo proprio. E se anche noi in realtà fossimo creazioni di un sadico videogioco al quale un qualche ragazzino di Alfa Centauri sta giocando proprio ora? Volendo, se così fosse, potremmo venire tutti cancellati con un clic. Verrebbe considerato genocidio? Oppure solo l'eliminazione di dati superflui per fare posto a un nuovo salvataggio? Non so dirlo, amico. Ho preso una decisione in ogni caso. Come vedi, sto ricollegando i cavi di prima al mio sistema nervoso. Sto per fare, come si dice in gergo, una duplicazione dei dati. In pratica duplicherò le coscienze di tutti coloro che sono in creoconservazione e rispedirò l'originale nel proprio corpo, mentre la copia continuerà a vivere nell'Eden, insieme a tutti quelli che sono nati qua. Dovrò diventare una specie di batteria vivente, ma ci sono destini peggiori in questo vasto universo. Le onde prodotte dai nanobozza nella mia corteccia produrranno abbastanza energia per tenere in piedi questo posto per un altro po'. Ho solo un'unica richiesta: fa che l'Eden non venga distrutto. Ho detto ad Adam che l'umanità impara dai propri errori e ne sono ancora convinta. Se distruggessero questo posto, perché ne so, vendetta o roba simile, compirebbero l'ennesimo sterminio di massa. Tutte le vite meritano di essere vissute. Anche quelle che a nostro avviso sembrano un po' strane. Adesso però ti devo salutare. Senza Adam a sopportarla, la struttura dei metadati sta iniziando a collassare. È stato bello parlare con te, se così si può dire. Ah, un'ultima un, un cosa. Se vedi Jack, Jack Williams, ricordi? Dì che la...